E con quali capelli ve lo sto dicendo, ragazzi? Bella a tutti, ragazzi, e benvenuti a questo nuovo video. Sono FaviJ ed oggi siamo in un nuovo vlog. E non so quante minchiate andrò a inserire in questo vlog, perché credetemi, stavolta forse ci superiamo. Ed è grave. Prima di cominciare, di partire con la fan art della settimana, che questa settimana è stata vinta da Lucrezia, che ha fatto questo disegno che io di arte non ci capisco un cazzo, però sembra da cosa figa. Sei un artista, quindi, cioè, te lo dico io che sono esperto di arte, sei un artista. Passando alle news, ragazzi, sarò breve, ve lo prometto. Nella prova non ridere challenge avevamo raggiunto i 200 euro per la donazione e ancora non sapevo a chi donare. E alla fine ho deciso di donare tramite l'associazione della Fabbrica del Sorriso, che lascio sempre il link in descrizione. E quindi 200 euro per la donazione della prova non ridere challenge andranno a loro. Speriamo di farne un'altra di prova non ridere challenge. Diverte voi, diverte me e aiuta anche un sacco di persone, quindi sono contento di farlo. Presto ne arriva un altro. Questo lunedì uscirà un video su un videogame che da 5 anni volevo fare questo gameplay. 5, ve lo giuro. E niente, vedrete che roba. Molti di voi lo conosceranno già, però io non vi svelo una mazza. Detto questo, direi che possiamo passare al pezzo forte del vlog di oggi, che recentemente ho fatto un evento a Rainbow Magic Land, un parco divertimenti. Ho fatto anche le montagne russe, che mi piacciono un sacco. No, ragazzi, dovete capire una roba. Le montagne russe e soprattutto quella cacata che sale in alto e poi ti sgancia e ti fa scendere di botto mi fanno cagare dagli occhi. Questo è dove sei domani. Ah, domani siamo su quel coso lì? Aspetta che voglio sentire le urla, senti le urla? Non scendono. Facciamo una scena in Texas che riprendo lì e tu passi. Ok, vai. Io sto filmando tutto. Potete fare così la cosa. Ma perché? Vai. Io la odio fare queste cose. Dillo perché lo fai, solo per i tuoi fans. Lo faccio solo per i miei fans. Vai. Cuore. Scemo. Ma sei merda. Aiuto. Aiuto. Porco due. Perfetto, ragazzi, abbiamo fatto una giostra bella. Stiamo andando a fare quella che casca di brutto giù. È la stessa faccia che avevi prima di incontrare Vale Rossi. Mi piscio addosso. Prendere i piedini. Non ce la faccio, mi fa paura, zio, mi fa paura. Mi fa paura, voglio uscire. Frate, io soffro di vertigini, mi cago addosso. Non sto scherzando, toglimi sta merda da davanti, frate. Guarda che bello il paesaggio. Guarda come si tiene. Guarda i piedi. Frate, stai. Frate, porca puttana. Non so se ti faccio cadere la scarpa, frate. No, zio, sei un deficiente. Voglio scendere, mi fai scendere. E adesso scendi. Mi fai scendere, mi voglio scendere, voglio scendere. Zio. Voglio scendere, zio, voglio scendere. Mi fa paura, frate, mi fa paura. Oddio! E non va? Porco Dio! Minchia! Mi sganciate da questa troiata! Ah, vuole farne una! No! No, mi fai sganciare, per favore. Fammi togliere da questo schifo. Togli. Dai, andiamo, raga, molliamolo qua. Dai, oh, prendetelo un po' per il culo che non può fare niente. Ma se sei un iro. Oh, arriva. Guardalo. Ma che cazzo stiamo a parlare?
Thor. Fabi. Fallato. E niente ragazzi, a questo punto direi che possiamo passare oltre, visto che non è proprio il massimo fare le giostre con Favij. Comunque ragazzi, oggi non c'è lo scartaggio dei pacchi, però c'è una roba figa. Allora ragazzi, mi è stato inviato un pacco gigantesco da Nerf. Nerf più più presente, no? Più più. Vabbè, dentro c'è una lettera, fatemela leggere. La lettera contiene poche righe, però ve le leggo perché mi fa scassare. Agente speciale Favij. Ma che cazzo sta lì? Benvenuto all'interno della missione segreta Italian Nerf Arena. Sei stato selezionato dall'agente operativo e tuo avversario, Francesco Posa. Ah, Posa, ma che stai a sfidare? Per sfidarvi in una missione che eleggerà il miglior nerfista tra voi. Io surfo d'estate e d'inverno nerfo. La tua dotazione consiste in un ROG Cut, che sarebbe questo. Ok, due strong arm. E due ricariche di dardi. Che questi sono i proiettili proprio. Il Rogue Cut, quindi questo con la sua doppia canna spara due dardi per volta. Due. La madonna. Fino a oltre 6 metri di distanza. Ah, ecco perché. È un caricamento avanzato a pompa, i caricamenti di sbarramento veloci, potenti e efficaci. Se invece la doppia sarà su più fronti. I due strong arm, quindi questi qua. Ti permettono una serie di gioco doppia con caricatore, ci indico 6 dardi. Allenati perché la sfida avrà luogo tra pochi giorni in una location segreta. E i tuoi avversari ti daranno dardi da torce. Ragazzi, vi prego. Vi contatteremo al più presto. In bocca al lupo dal team Italian Nerf Arena. Non so che cosa scegliere in realtà. Fatemi fare un test. Se quello no, proviamo questi. Ok, non so quanto possa riuscirci, però ci provo. Non è vero! Non è vero! Non è possibile! Non è possibile, no, non è possibile. Non ci credo mai. Ma come cazzo ho fatto? Ho scelto, a posto. Grazie, ma non è possibile mai. Anni di addestramenti, ma che cazzo. A posa, ma che, ma cosa vuoi? Vabbè ragazzi, accetto la sfida direi. Sono mazzi vostri voi, però vabbè. Per ultima cosa ragazzi, se inviate le fan art vostre a tema Nerf sulla pagina Facebook di Nerf, che vi lascio sempre in descrizione, i boss della Nerf sceglieranno i vincitori per le fan art, chi farà la fan art più bella, per partecipare come pubblico a questa nostra sfida incredibile che si terrà il 22 maggio. Non vi dico dove perché questo è top secret, però la data ve la posso dire. Niente ragazzi, con questo se non lasciate il mi piace qui, ma via, non ve voglio vedere. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Io concludo qui il vlog. Devo scaricare l'adrenalina che ho accumulato dopo questo tiro incredibile. Fammi domanda, quante probabilità c'ho di riprovarci e di riuscirci un'altra volta? Credo che neanche il più grande matematico specializzato in statistica possa avere la risposta a questa domanda. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, io concludo qui l'episodio. Come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace. Anche la pagina di Facebook, come il video, è stata nella descrizione. Se non siete iscritti, iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi!